Questa è una boccata d'ossigeno. Naturalmente ringraziamo l'assessore regionale al turismo Anthony Barbagallo perché finalmente si è trovato un equilibrio dei teatri siciliani, equilibrio che nel passato un po' si era perso, quindi ne troveranno beneficio sia il Bellini che lo Stabile e anche delle associazioni private culturali, insomma, nel nostro territorio. Io mi auguro che questi soldi vengano gestiti in maniera impeccabile. Mi auguro che le nuove gestioni dei teatri, vedi Albellini, vedi adesso come ci stiamo andando a, insomma, a organizzare anche al Teatro Stabile, abbiamo un nuovo presidente, a breve credo e spero che ci sia un nuovo direttore e dovremmo cercare di trovare delle soluzioni. Soluzioni che vanno prima di tutto a tutela dei lavoratori dello spettacolo.